È uno scenario a tinte fosche quello disegnato dall'avvocatessa Francesca Palumbo nella tradizionale relazione annuale a cura del responsabile dell'anticorruzione alla regione. Inutile girarci intorno, alla cittadella la trasparenza non è un punto forte. La dirigente, dimissionaria da mesi, domani scade il termine per la presentazione delle candidature a ricoprire l'incarico, mette in fila una serie di anomalie che danno la cifra della superficialità con cui i vertici politici e burocratici della regione affrontano un tema così decisivo per la credibilità della macchina amministrativa. Palumbo parte dall'aggiornamento della mappatura dei processi amministrativi, che non è stata attuata, scrive nella relazione, da tutti i settori della giunta regionale nonostante ripetuti solleciti. Lo screening si è dimostrato non affidabile a causa della scheda di valutazione del rischio approvata con la delibera dell'esecutivo 29/2018, non applicabile alle attività di competenza della struttura amministrativa della giunta. La sottovalutazione del rischio corruttivo, annota la responsabile dell'ufficio per la trasparenza, ha compromesso l'attuazione della misura della rotazione del personale.